È bello ritrovarti su Memovia. Elon Musk è un super saiyan e questo è il suo segreto che gli permette di essere così ricco, fare le cose che fa, ne parliamo tra poco, e imparare così velocemente. Ho appena finito di leggere la storia della vita finora di Elon Musk, personaggio eccentrico, veramente strano. Beh, già dalla sua biografia si capisce tutto, senza tante parole, su come ha fatto arrivare dove è arrivato a essere l'uomo più ricco del mondo, anche il più famoso e il più conosciuto in questo momento e il più innovativo. È quello che sta spingendo l'umanità oltre i limiti che finora ha avuto. E voglio dirti che cosa c'è in questa biografia. I segreti per imparare come lui e anche forse per diventare come lui sono molto evidenti là dentro. Se l'idea di portare la tua vita a un altro livello, su un altro pianeta, metaforicamente, ti piace, iscriviti al canale perché ci saranno tanti video su questo argomento. Prima ti ho detto che Elon Musk è un super saiyan. Ha ragione. Quest'uomo di casini ne ha avuti veramente tanti nella sua vita. Adesso lo vediamo tutto bello pompato, contento, che manda i razzi su Marte, però in realtà se l'è vista brutta parecchie volte. Da bambino era fortemente bullizzato a scuola, l'hanno mandato anche in ospedale a suon di botte. A un certo punto, a 19 anni, è partito dall'Australia e si è trasferito in Canada, dove subito ha iniziato a fare un sacco di lavori molto umili, fino a quando, con forte capacità imprenditoriale, ha deciso di investire i soldi che aveva da parte e di metter su le sue prima piccole, poi medie, poi grandi aziende. Il risultato è stato che ha perso milioni di dollari. Per la maggior parte del tempo le sue imprese stranissime, la macchina tutta elettrica, il treno magnetico, i razzi che vanno su Marte o che atterrano in piedi, hanno perso un sacco di soldi perché proprio non volevano funzionare e a questo si mischiavano i suoi problemi personali privati. Il primo segreto di Elon Musk è che si sottopone a dei rischi enormi, spesso più grandi di lui, e che come un super saiyan si fa veramente tanto male. Questo farsi male lo porta a essere più forte la volta successiva. E lui dice: vediamo se questa volta riesco a autodistruggermi. Non ci riesce e questo lo porta a un livello successivo. Siccome lui è molto appassionato di fantascienza e anche di videogiochi, ho come l'impressione che lui passi la sua vita come dentro un videogame. Questo è un argomento di cui parleremo nel libro che è in uscita a marzo e di cui ancora non posso dirti il titolo. Il secondo segreto c'è utilissimo in quanto studenti. Lui non si limita a un campo del sapere, spazia tra tantissime discipline diverse e cerca di trovare il filo conduttore tra di esse. Come ha già detto lui in diverse interviste, costruisce la conoscenza come se fosse un albero. Parte dalle radici, cioè dalle cose semplici, basilari, e poi va verso le cose più complesse. La cosa interessante è che man mano che fa questo procedimento riesce a trovare dei collegamenti, delle similitudini tra le cose semplici, basilari, di materie anche molto diverse. Per esempio l'ingegneria aerospaziale e la biologia. In pratica si costruisce i suoi schemi mentali che possono essere trasferiti da una materia all'altra. Lui dice che può riutilizzarli. E come li costruisce questi schemi? Si chiude in una specie di cubo mentale in cui non mangia, non dorme, fa quello e basta, studia finché non diventa un professionista di quella materia specifica. È ovvio che questo gli dà un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri imprenditori. Lui ne sa di più. Questo è quello che facciamo, tra l'altro, nel corso Memovia Origin. Costruiamo reti di conoscenza per essere super competenti in ogni materia. L'altra cosa che Musk sembra fare è usare l'ansia e la paura come carburante. Pensa a quanto potrebbe essere utile questa cosa nella vita scolastica universitaria. Uno studente su 5 soffre di blocco dello studente, che ti colpisce a sorpresa. Nel 2017 uno psichiatra, si chiama David Rosenberg, ha scoperto che questi blocchi derivano dalla depressione studentesca e essa nasce da particolari situazioni, problemi economici
eccesso di tecnologia, il pensiero di pesare sui genitori e infine situazioni di lutto. Il lutto non è solo quando perdi una persona cara, può essere anche quando perdi una parte di te o quando qualcuno non si comporta come vorresti. Per esempio il fallimento a un esame per cui avevi studiato un sacco. Ti crolla un'immagine di te come persona capace in quella materia. Ecco, Musk ci insegna che tutte queste situazioni che tra l'altro lui ha vissuto in prima persona, i fallimenti in cose in cui aveva investito tanto anche emotivamente, le persone che si comportavano male con lui o il doversi allontanare da persone care, per fare degli esempi, lui le ha usate come carburante. Quindi non è questione di essere più o meno resiliente. Elon Musk si trasforma in una specie di razzo che usa l'ansia, la paura, i dispiaceri come carburante. In questo modo si alza da terra e riesce a guardare verso il basso alle cose che ha vissuto, i suoi problemi, e a dire: beh, ormai sono passati, ora sono a un livello diverso, riesco a affrontare problemi di livello superiore. Guarda, spero che questo video ti abbia fatto immaginare te stesso o te stessa nel futuro trionfante, capace di superare qualunque prova, qualunque esame ti si para davanti. Se questo pensiero ti è piaciuto, metti un like, un cuoricino o condividi il video. Scrivimi qui sotto che cosa ne pensi e di quali altri personaggi vorresti conoscere la vita e i segreti per raggiungere risultati come loro. Io ti rispondo sempre e infatti iscriviti al canale e fai click sulla campanella per non perderti i prossimi video. Mentre ti iscrivi, io continuo a studiare. Ci vediamo qui molto presto.